più ancora di un programma, una visione del mondo. E restituendo a una sinistra francese sempre più disillusa la voglia di sognare che sembrava aver lasciato sui gradini dell'Eliseo, che Benoît Hamon ha vinto la sua sfida contro Manuel Valls. Un risultato che premia una scommessa idealista agli occhi di molti già persa in partenza. Un mondo più egalitario, più solidale, più giusto, è la prospettiva che noi proponiamo. Poco importa che altri la considerino utopistica, noi la rivendichiamo perché partendo da un'analisi della realtà affermiamo che ciò di cui abbiamo bisogno. Precoce stella del Partito Socialista Francese, Hamon entra giovanissimo nei suoi ranghi per poi diventarne il portavoce a poco più di 30 anni. Determinante nella sua ascesa, la gavetta con Martine Aubry, una fedeltà consolidata negli anni che lei gli ricambierà fornendogli di recente il suo appoggio contro Manuel Valls. Le scale dell'Eliseo le sale una prima volta nel maggio 2012 grazie al neopresidente Hollande, che lo nomina ministro delegato dell'economia sociale e solidale. Dal governo insiste perché alla batosta delle amministrative di 2 anni dopo si replichi conferendo gli interni a Valls. A lui il rimpasto offre un vero dicastero, quello dell'educazione nazionale, dell'insegnamento superiore e della ricerca. Dopo neanche 5 mesi è però messo alla porta, perché non in linea con le politiche di governo. L'enfant prodige del Partito Socialista Francese passa quindi ai frondisti. All'ombra di un Arnaud Montebourg, che finirà poi per mettere in ombra, coltiva l'immagine di alfiere di una sinistra alternativa che comincia a far sognare i socialisti, delusi da quella di governo incarnata dalla squadra di Hollande. Ad appassionare i suoi sostenitori sono rivendicazioni di giustizia sociale, argomenti ecologisti e il cavallo di battaglia del reddito di cittadinanza. Dico e ribadisco che l'opzione politica che propongo non vende sogni o miraggi. No, non vende niente, propone semplicemente la giustizia. A Manuel Valls, che invitava i francesi a scegliere tra utopia e sinistra credibile, ha risposto la storia. Resta ora da vedere come risponderà il Partito Socialista Francese.